Vabbè. Con un intro così non potevo che augurarvi un saluto a tutti. Benvenuti in questa diretta. Oggi andiamo avanti con Red Dead Redemption 2. Prima spieghiamo un attimo la trama per riprendere la situazione. Allora, il buon Arthur Morgan è riuscito a aiutare a salvare la situazione, a procurare un sacco di soldi e vincite al gruppo, così da salvarci. Ciao, siamo proprio all'inizio, ma io non so perché mi ha buttato qua. Perché io tecnicamente l'ultima volta ero da tutt'altra parte. No, ero qua. Ah, ecco, è apparso un punto di domanda. Vedete, questo punto di domanda non ho idea di cosa sia. Però andremo a vedere. Esclusiva PS5. Beh, guarda, io fatico a credere che la PS4 voglia tirare le cuoia. Anzi, non sottovalutatela mai la PS4, perché per me può ancora far cose strepitose. Guadagni missioni come questa per guadagnare onore. Bene, c'è una missione onore. Andiamo a vedere cos'è. Il gioco ha una barra, che è la barra dell'onore, questa qua. Più è rossa, più è disonore. Guardate, c'è già qualcosa, sta già succedendo. Dice, tienilo fermo. Gli O'Driscoll, ma allora è questa che mi diceva Alex, non quelle dell'altro giorno. Ho capito. Ma questo, dove sono? Ma non è qua l'O'Driscoll, è qua l'O'Driscoll. È qua l'O'Driscoll, aspettate. Lo vedete? Ho sbagliato io. Mi sta picchiando uno. Oh, troppo tardi. Ma adesso facciamo alla nostra maniera, ragazzi. Vabbè, ho finito il timer, però. Non sarà la cosa più buona. Sto povero sconosciuto è morto ormai, non posso farci nulla io. Vabbè. Non vado a toccare perché vengono fuori dei casini, ma ormai... Ma almeno abbiamo beccato gli O'Driscoll. Mafia, Old Country, si è arrabbiato in italiano, ma si dice... Certo! Kevin! Pazzesco. Ci può stare, alla fine, come idea. Anzi, non ho nulla in contrario, tanto io non è che devo volere pretendere l'italiano in un gioco, anzi... Se me lo fai in siciliano, mi diverto il doppio. Voglio vedere cosa c'è qui dentro, ho scoperto uno sconosciuto. Quindi devo entrare qui dentro, per parlare con lo sconosciuto? È proprio l'inizio, Kevin, qua. It's not bunk, Mr. Calloway, sir. It's history. Who's your friend there? Put that in your fucking book, Plato. This is Jim Boy Calloway. The Jim Boy Calloway. I più nobili tra gli uomini e una donna. The gunslinger. Fastest left-handed draw that ever drew breath. He once killed 14 men in a fight at Lucy Hollow. What are you waiting for? How do you mean? Well... I reckon right now, kill him yourself. I don't want to kill him. I want to deify him. He's a god. È un dio. I'm trying to write his biography. And how's that going? I think I'd prefer the duel. Either I kill him. Amici, la vostra saluta, un bel birone alla faccia di chi vuole male. Applaudo, applaudo l'idea. Non manca molto. Sì, è 2025, sì. Vero, questa cosa è un po' GDR. What's that? The joys of gunslinging. Valentine come Jesus. Win-win. Freedom or glory. That's brilliant. 23. Be my guest. What's your name? I don't have a name. But you are. Sul 23 non ho problemi, anzi, lo so giocare il 23. È il 20 che non so guidare. All that other stuff, it's well, bunk. But you fought duels. Once upon a time, I may have. And you ain't interested in fame. I don't think so. Strange. But you like fortune. Denaro. Sure. Okay. And forgive me, mister, if I seem a little desperate. I am a little desperate. Allora ti aiuto anche col 23. Però ce l'ho PS5, il 23. Well, there's a whole list of gunfighters. Legends, every last one. Emmett Granger. Flacco Hernandez. Billy Midnight. Black Bell. Never heard of him. Ah, la mitica Black Bell. Ask him about Calloway. Any of them. Non è calcio, È moto. Gioco di moto. È MotoGP. You want me to go and find some
sad, deluded fools like him, ask if he was the greatest, and then if they get uppity, shoot him? Does sound a lot worse than it did in my head. How much you paying? Well, a lot. Half the proceeds of the book, if you help me get it written. I'll see what I can do. Cioè, quindi in pratica devo andare a ammazzare la gente in duello per poi scrivere un libro a lui. Okay. And there are notes on the back of those portraits that should lead you to him. See what I can find out. Cioè, vedete che bella sta opzione. Il 24 interessa anche a me, perché se è migliorato rispetto al 23 è una bella cosa. A me il 23 è piaciuto tanto, dirti la verità. Perché era un gioco più facile, se vuoi metti tutte le opzioni diventa molto più facile. Maybelle Elizabeth Colter, la gran dama dei pistoleri, vedova della dinamite, sposatasi 6 volte, sempre con giocatori d'azzardo, rapinatori fuori legge, mai divorziata, porta sempre il lutto. Beh, ma questa frase è bellissima. Guardate ragazzi, qui la mettiamo. Ad quot, mai divorziata, porta sempre il lutto. Black Bell, RDR. Bellissima. Ricercata per rapina Rhodes, grossa ricompensa privata, catturata vivo o morta. Quindi io non devo picchiarmi con Calloway, questo qua. Non devo picchiarmi con lui. Io ero già pronto a farmi fuori con quell'altro, per il bene del... Cosa c'è qua? Ah, questa qui è una missione, Javier Exwell, ok. Beh, la faremo, tanto se sono le missioni iniziali, ragazzi, non sono neanche preoccupanti, Anzi, aspettate, ora dovrei far così. Se vuoi incrementare i tuoi rapporti di amicizia col cavallo, ci tengo a dire amicizia, ovviamente so che purtroppo nel gioco moderno si pensa male, ma... Gli diamo da mangiare. Ecco, il cavallo è più contento. Oh, carezzi, dai da mangiare. Non diventa scheletrico. È solo un Tennessee Walker, non è che dice oh mio Dio, è un cavallo strepitoso, però. Allora, dovremmo anche trovare una scuderia da queste parti. Scuderia, ovviamente, no, 69 euro, veramente troppo per un gioco di moto, che poi più o meno sono quasi sempre simili. Cacciatore di taglie, figo. C'è un cacciatore di taglie qua. Allora andiamo a fare subito cacciatore taglie. Così facciamo una missione folle. Boia! Ho sparato! Oh mio Dio, scappa. Aspetta. Devo nascondere le prove. Boia! No, arriva la polizia! Devo scappare! Sei ricercato! Ma ho sbagliato io, tasto! Già che a proposito di cavalli, sai come si chiamava? Il cava? Chi? Cavani? Cavallo? Lo chiamavano cavallo? Veramente. Omiegidio, ma... Che ho fatto un Omiegidio? E poi nessuno è morto, quindi... Un innocentissimo. Ragazzi, devo prendere della bisaccia, che sono messo veramente tanto male. Provviste. Gallette, sigaro. A me serve recuperare... Ecco, le sigarette, vedete, è una cosa che fa bene qui alla salute in questo gioco, sono le sigarette. E per chiamare il cavallo, ragazzi? Non mi ricordo il tasto! Che tasto è per chiamare il cavallo? Fischio, c'è un fischietto. Fischio. Sono un disastro. Cavallo di Barbie, Magia di Pegaso, si chiamava Mushu, bel nome da cavallo, sì, in effetti. Ma, sì, ma porco cane, mi devo chiamare il mio cavallo, ragazzi. Non è che posso andare in giro senza cavallo, E non voglio rubare un cavallo, perché è peggio ancora. Per fortuna non gli farà niente a nessuno di quello che ho fatto. Quindi si spera che sia una piccola taglia che posso pagare per le mie malefatte. Vado all'ufficio, pago la taglia e sono a posto, sono onesto. No, figurati, mi ha fatto piacere. Cosa dice un marito che è rimasto vedovo dalla moglie quando va a trovare il cimitero? Amore, rifredda anche in vita. Sì. Se non era proprio innamorato, è capace di dirlo veramente. Allora. Sto cercando il mio cavallo, comunque, è rimasto qua. Avevo praticamente catturato, quel brav'uomo. Tutto per un tasto sbagliato, Ho premuto L1. O R1. No!
No! Devo tornare più tardi. Ma se faccio un furto di cavalli, se ne accorge qualcuno? E a questo punto me ne vado, prendo un cavallo, però non è mio. Cioè, ripeto, non è mio. Come on! Morgan! Ciao, Morgan! Morgan di Blue Vertigo, questo. Tanto non mi hanno visto, vero? È legalissimo, no? Boia, ma potevo almeno mettermi una bandana per fare un furto di cavalli. Almeno non mi beccavano. Ah, disonore, non è che mi ha beccato. Se un testimone ti vede commettere un crimine, ti denuncerà. Disgraziato. Ragazzi, devo eliminare la prova. Oh, stavo già volando. Boia, non lui. Perché? Fai. Ce la posso fare. È scappato. Boia, sta già arrivando la legge qua. No. Via. Scappa. Cavolo. Il mio crimine non è troppo grave comunque. Non è per niente grave sto crimine. Ha rubato un cavallo, mica la macchina. Jack, a proposito di mafia, scherzo, sto facendo Chievo Palermo, sono in rosa nero, sto vincendo 0-1 con gol di Belotti. Beh, mi fa piacere, È una bella vittoria, no? Ciao, ho già capito che devo prendere della bisacca. Dalla bisacca. Allora. Ma io cercavo anche le cose per di artigiano, me l'ho dimenticato. Allora, io devo prendere qualcosa di utile, così può questo qua. Farico per il dedaio. Ok, ora si ragiona, ragazzi. Mi recupera la barra. Questo gioco si può finire in galera? Sì. Più che galera ti sparano. Non mi ricordo se puoi anche finire in galera, ma sono sicuro che ti sparano. Nah, mi conviene star qua. Lì, troppa legge, troppa gente cattiva. Taglia $20, sti gran cavoli. Ho già capito che devo andare a fare. Allora! Orco boia! Cavolo! Tutti i posti, Morgan! Cavolo combini! Dobbiamo fare amicizia, ho capito. Ah, devo anche studiarlo, non so, ma cosa sei? Un cavallo? Ok, mostra informazioni. Palomino, è un palomino. Ma come è going? Ok, abbiamo fatto amicizia col cavallo. Ora, Morgan è il 2. Non me lo fa ancora accarezzare, non si fida di me, gli faccio schifo, guarda. Paga la taglia, vado subito a pagare la taglia, dai. Siamo uomini onesti. Ah, Morgan ha creato il bungee jumping. Sì, ma esagera, perché veramente appena ti toccano vola che è un piacere. Vabbè, ho capito, anche GTA 5 con le macchine appena si schianta inizia a volare dall'interno della macchina e esci vivo dall'altra parte. Allora, venditore giornale, a me serve pagare la legge. Ecco, l'ufficio postale, Emporio. Perché non mi fai pagare la legge? Ma io voglio pagare la legge, ragazzi. Poi a Faust. Cioè, uno che vuole pure essere onesto e pagare e risolvere in quel modo. Nulla, eh? Ah, ma c'è anche il mio cavallo lì. Per questo non posso avere amicizia con lui. C'è il mio cavallo qua. Cavolo, oggi è partita durissima. Devo cercare l'ufficio postale prima di tutto. Tu non sparare a ogni cosa che si muove, Arthur, che ti vedo già con la mano nella tasca. Almeno in realtà, quando vai in posta non c'è coda, i cavalli hanno la coda. Eh beh. Albergo, no. Emporio, no? Emporio non è un ufficio postale. Saloon, no. Non mi interessa. Il cavallo di Arthur, cavolo. Ho un cavallo mio? Poi glielo posso restituire, no? Ci fosse già l'opzione di vendere i cavalli, ma non puoi ancora a questo punto del gioco. Ecco il mio cavallo, bello, ti ho mollato lì e non potevo più aiutarti. Oh, povera creatura. E fa la cacca. Ciao, ti do da mangiare.
Hai sempre fame. Ok, boy. Va bene, quindi, già che hai visto la vicenda Ozyman, ma meglio che mi racconti tu, guarda, magari più dettagli di quelli che ho io. Uomo di legge, troppo pericolo. Guardate, ragazzi, io rientro un attimo. Ah, è qua l'ufficio postale, ok. Così risolvo tutte le mie malefatte, dai. Cercando di non passare davanti a quelle che mi danno la caccia. Ce l'ho proprio davanti. Ma veramente sto andando a risolvere le mie malefatte, ragazzi. Io sono onesto. Il salone è un grande salone, sì. Ma sto gioco è pienissimo di robe da fare. C'è anche il cinema, il teatro. Cinema forse no, però. Teatro sì. Oh, si ragiona così. Perché il problema è che il tasto per calmare il cavallo è lo stesso tasto usato per sparare. Quindi in pratica sparare e calmare il cavallo, rallentarlo, hanno lo stesso tasto. Terribile, ragazzi, terribile. Mi sa la pistola equipaggiata è un disastro. Paga la taglia, buttiamo via $20. Hello, how can I help? Bene, adesso dovrebbe esserci anche una missione. Qui c'era anche una missione da queste parti per fare una taglia. Io vorrei fare sta taglia. Così la tagliamo via, no? Una taglia. Sa fare il bagno per non puzzare. È vero, vero che c'è anche sta roba. È vero, vero. È vero, vero che si può fare il bagno al salone. È vero. Dovrei farvi vedere il gameplay, però. Adesso è bloccata. Non so perché è bloccato il cacciatore di taglie. Allora, prima andiamo a puzzare un po' allo spettacolo. Giusto per vedere quanta roba si può fare in questo gioco. Tanto quanto costerà? $1 o $2? Non è che è molto. La taglia $20, ragazzi. Proprio sentirsi derubati. Beh, questo fa capire come all'inizio è facile finire con una taglia per una cavolata. Poi impari ed eviti di fare danni. Attenzione. Oh boy, si sono sparati sti due. Hanno fatto un duello, visto? Io. Un piacere. È legale. Il problema è che, cavolo, come primo duello del gioco te lo dà senza preparazione. Era messo fuori rosa, voleva andare al cerchio. Aspetta un attimo, che okay, faccio il duello prima. Guardo qua che succede. Estrai R2. Boia! Oh, gli ho sparato la mano. Ain't you happy? Been going that thick skull of yours? You miserable son of a bitch. Oh, l'ho battuto in maniera legittima. Onestissimo, ragazzi. Siamo arrivati allo spettacolo. Con questi soldi. 50 centesimi. Allora, sto messo fuori rosa e voleva andare al Chelsea. Non voleva andare. Ho una squadra. Ok. Invece che è mercato chiuso in Italia e Inghilterra. Alla fine è andato in prestito un anno al Galatasaray con stipendio 10 milioni. Come vedete, pagato al club turco per il Napoli, potrebbe lasciare in tribuna un giocatore per 10 milioni d'anni. Veramente senso, cavolo, ma è sporchissimo adesso Arthur. L'uomo più sporco del mondo. Folks, I'm gonna tell you a morality tale from when our country was young, but the settlers used to tell about the woods of Massachusetts and the creatures that lived there. One summer, a bear was by the stream, and Old Man Wind appeared. L'uomo vento. I shall blow a mighty cold upon the land, and gorge yourself on fish. And sono anche belle queste cose. Ed è tradotto in italiano, roba che in GTA te lo scordi. Comunque, non posso vederlo perché sono copyrightati sti corti, sono come dei cartoon, quindi non posso vederli, però provo a vedere l'idea. Essere pagati per il lavoro che facciamo nel periodo di rent con caro vita attuale sarebbe bellissimo. Sì, è vero.
Spara tu prima che sparano a te. Assolutamente. Non ce l'abbiamo fatta. Chi è sto gatto? Allora, vediamo un po'. Sono curioso, ragazzi, di partire. Sto cavallo è qua, è qua. Non so perché è andato a farsi i suoi bisogni in giro. No! Perché lui spara automaticamente con questo tasto? Boia, devo eliminarli. Voglio eliminarli. E l'altro è scappato, vero? È scappato! È scappato! Boia, boia! Doppio boia! Mi vedono? E qui facciamo una brutta fine, ragazzi. Purtroppo. Fatemi mettere la bandana. Non la trovo! Ma porco! Sono un uomo con la bandana. Ma non mi dà neanche più il Dead Eye. È assurdo, ragazzi. Ok, buona. Scappa, scappa. Ok, non possono sapere che sono io, eh. Non possono sapere che sono io stavolta. Ho la bandana in testa. Io sono senza parole, ragazzi. Legge le maniglie, quella è mica male. Eh sì, $2 all'ora. Sono complicata la legge. Comunque, Jay, manca proprio Platinare Mafia 1. Sì, guarda, io dovrei fare il 2, devo prendere solo le riviste, però. E i post dei ricercati, ma non c'ho voglia, perché ho fatto già tutto il gioco in hard mode. Ma muore quando usa il Dead Eye alla congiuntivite. In effetti, bella domanda. Ma quindi qui ho l'altro cavallo, ragazzi. Cosa me ne faccio di due cavalli adesso? Guarda, calmiamo il cavallo. Oh. Taglia! 25 sti cavoli, è tantissimo. È tantissimo. Ma io non posso andare avanti se non mi faccio dei soldi. Pure in questo gioco. Allora, facciamo una missione e guadagniamo qualcosa. Porco cane. Una taglia qua. E devo andarla a pagare, niente, devo andarla a pagare. Alex, è già la seconda, Alex! Non hai capito come funziona. Io ho premuto R2 due volte per caso e mi ha puntato automaticamente una persona in testa. Capisci? Cioè, non l'ho fatto apposta. In realtà ho giocato onestamente io. È pulitissimo il buon Morgan. Come stai, Alex? Guardo dalla nave. Com'è la nave? Sei... Ah, la nave. Sì, ingiustamente aggredito, esatto. Io non so perché ce l'ha con me, perché io non ho fatto... Cioè, veramente, nulla. Ha premuto R2. Premendo R2 mi ha sparato delle persone. Senza neanche uccidere. Ciao. Be with you momentarily. Nothing like a fresh start. Allora, io ho 25 giusti, boom, ora sono povero, come nella realtà, guardate, non ho più nulla. Thanks for your assistance. Ma cosa ci fai su una nave? Ma ci fai su una nave, Ale? Okay. No, ma ho iniziato la quest di Gene Calloway, quindi la quest dei ricercati sono già aperte, praticamente. Allora, adesso faremo i santi, veramente. Io non so perché non mi dà più... La cosa che dovrebbe darmi qua, del cacciatore di taglie, doveva darmela, prima c'era. Non so perché me l'ha bloccata. Vai a capire. Siamo andati a vedere il cinema. Ah, lo so, è vero, vero, vero. Intanto devo andare anche al saluto, quindi va bene. Eh sì, il veterano era fighissimo, però io non posso dargli i soldi adesso. Ho visto che sono veramente senza nulla, non ho più nulla. Salù è qua, dove c'è anche Javier. Città del Rock, città del Kiss, mamma mia, ragazzi, oggi siamo fregatissimi, perché non abbiamo più neanche un dollaro, eravamo ricchissimi, cioè io tecnicamente avevo della roba da vendere, cioè se scopro chi venderla, il problema è che questi mi sa che non me la comprano, le mie cose, gli anelli, questi.
Javier. Il veterano mi sa che non c'è ancora. Come on, Charles. Hey, move it. Look out. Ho mollato il cavallo lì. Eccoli qua. Sono sporchissimo, sì, ho rotolato, sì, sì, nel fango. Era mio amico. Why, you just the toughest Tegan Mountain man. Oh, you be quiet, Anastasia. Anyone can tell this one is a pussy cat. Exactly, yes, he's a pussy cat. Ain't that so, Arthur? Whatever you say. Tenerone. How much you cost, anyway? Ain't that a nice way to talk to a lady? Oh, I didn't know I was talking to a lady. Excuse me. Well, I must say, you got a fine way with the women, amigo. Yeah, regular dandy and a charm. Where's Bill? Oh, man, I dread to think about it. Sarebbe una bella idea, Emma. There he is. Watch where you're going. Are you about to kiss that guy a bunch? Oh, we have our answer. Ma va giù. Ma sembra Michael Bay questo. Poi ha tirato giù lui. Ma cosa vuole da me? No, 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 vai giù. Mi ha tirato il cappello, il mio povero cappello. Oh, bene. Fatemi riprendere il cappello, che cavolo. Bello sto combo insieme. Bud Spencer, apposta. Già ieri sul PlayStation Store c'era Ultimate Edition di controllo a 9 euro. Eh sì. Beh, anche Injustice è fichissimo, però. Io dopo un po' di picchiaduro mi stufo. Il problema è quello, picchiaduro. Ehi, c'è Sabah. Che ci fa Sabah? No, non capisco. Bello sto colpo. Boia. Boia. Questa era scriptata però. Sì, era scriptata sta roba, dai. Come on, pretty boy. Pretty boy? You're kidding me. Pretty boy? Oh, who's smiling now? Come on. Fa male, questo uomo. No, 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 no. Via te. Oh boia, oh boia. Beh, la battaglia la pari più o meno. L'ho visto da un video, si vede Mary, buono, veramente, Mary qua, a Valentine. Cavolo, siamo ai livelli delle risse di Mafia 1, come meccaniche. Non vale così, però. Beh, si vede che è scriptata alcune parti. Oh. Posso fermarmi? Ancora? Ma posso fermarmi? No. I beg you, stop. Come, sir. You won the fight already, surely that's enough. Vito versus O'Neill, esatto. No business. No business, sir, but please, I beg you. Ma ce l'ha la faccia da irlandese, sto barbiere. Making new friends again, I see, Arthur. Look who we found sniffing about. Josiah Trelawney. Il personaggio che appare e compare come niente. I thought you'd gone to New York.
and miss all this glamour. You must be joking. How are you? Well, quite well indeed. I went to Blackwater looking for you, gentlemen. You're not very popular there, it seems. Ah! Javier and Charles, I've missed you. And Bill, looking as well as can be. Gentlemen, always a pleasure. You're right. Pleasure! Too popular in Blackwater. We left a lot of money there. And young Sean, it seems. Sean, you found him? Yes, I have. He's being held by some bounty hunters, trying to see how much... Ah, Sean, poverino, è ancora vivo, meno male. I know he's in Blackwater, but there's talk of them moving. Non l'abbiamo ancora incontrato. We stay foot in Blackwater. Well, then we're dead men for sure. There'll be Pinkertons all over the place, but... If he's alive, we gotta try. Yeah, of course. It's you they want, Dutch. Always is. Charles, go find out what you can. Meno male che ne parlano voce alta di una roba privatissima. Arthur, go get yourself cleaned up. Join them when you're ready. Well, what about me? Well, exactly. What about you? What does that mean? Oh, Bill, come on. Avrei bisogno di cambiare il vestito di Arthur, qua. È completata, incredibile. È tutto qua, ho fatto tutto, figurati. Com'è andata? Voglio vedere. Ah, salva Avier entro 15 secondi? No, però batti Tommy entro 1 minuto e 30, beh. E si pulisce nel trogolo. Eh beh, certo, ha senso, ha senso. E io posso usarlo quando voglio il trogolo? O era scriptato? Non posso, vero? Ho un'idea geniale, un'idea geniale. No, ma il cappello di Arthur che fine ha fatto? Eccolo! Mi stavo buttando. Ciao, dai. Non c'è il cappello? Come oggetto? Non c'è un cappello. Ma che fine ha fatto il suo cappello? Vai tranquillo, ma io non so perché cosa ci fai su una nave, però. È incredibile sta cosa. È spaventosa. Io devo recuperare il mio cappello, poi a Faust. Sarà qua da queste parti, perché si è picchiato qua fuori. Si è picchiato qua, mi ha buttato fuori dal saloon. Il saloon è questo. E quindi il cappello sarà volato con lui, no? Ah, non c'è più il cappello femminile. Quella no! Quella non penso che la devi vedere nel gioco. Non è una meta ambita, diciamo. Welcome, welcome. Ma sto cercando il mio cappello! Oia Faust! Oh, it's you! Yes, it is! Allora, non è qua, perché questo qui è il saloon. Abbiamo trovato il cappello? No, c'è una X! C'è una X sul terreno, perché c'è una X sul terreno? Perché c'è una X sul terreno? Ah, lo prendo dal cavallo! Beh, allora, ok. Andiamo al cavallo, dai. Ma ti ricordi come si fa a chiamare cavallo? Che io ho premuto tutti i tasti e ho iniziato a sparare alla gente per chiamare il cavallo. Volevo sapere se c'era un modo per chiamare il cavallo, sono sicuro che c'è. Pensavo che ci fosse il fischietto, però. Pare. Non c'è. Eccolo qua. Cappello, oggetti, cavallo, eccolo qua. Maglie non ne ho, vero, sul cavallo, non pretendo di avere... Sì, ho un altro abito. Beh. Abito personalizzato. Allora, accarezziamo. Continuiamo. Ma io posso salvare da qualche parte. Mister X versione Far West. E beh, era una freccia. Si è ripulito. E certo, sono ripulito perché avevo di scorta il mio stesso identico vestito. Non è questa una scuderia, scusatemi ragazzi. No, Blacksmith direi di no. Volevo andare in una scuderia così da far fare le cose da cavallo, potenziare un po' il cavallo. Cadavere? 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 E boia, ma li avevo uccisi! Non... Come cadavere? Ma stai scherzando? Esatto, ma dov'è sta stalla? Dov'è sta stalla? Grazie, ma dov'è sta stalla? Voglio proprio andare alla stalla io, ma non la vedo sulla mappa. È tutto bloccato, vedi che è tutto bloccato qua. Cinque dita, saloon, bloccato. Questo altro saloon è bloccato.
Questo è bloccato. Boia, è bloccato tutto tranne l'emporio che mi serve. Ci devo andare. Oh boia, devo parlare con Osea. Devo fare una missione di Osea, quindi, ok. Ma veramente ho fatto lega il cavallo, però... Io cerco anche di fare le cose fatte bene. Vendi, vendi. Tanta roba in vendita, guarda, amico mio. E come faccio a vendere gli anelli miei? Non posso? Non interessano! C'ho una penna di Jimmy Brooks! È legale! Non posso vendergli la penna di Jimmy Brooks, boia fauna. Cioè, se non te la piglia neanche un emporio, sta penna. È bloccata! È bloccata! Ce l'avevo, ma è bloccata! Sto cercando di far quella, infatti. Voglio fare la taglia, io. Voglio fare la taglia, devo neanche i soldi. Voglio fare una taglia, ve lo comporto vivo. Vedi che qui c'è una taglia. C'era una taglia. Ma comunque c'era una taglia qua poco fa, però adesso non me la dà più. Non so perché è sparita la taglia. Io sono in vendita, grande Ema. Beh, certo, certo, è business, è business. Magari qua riesco a vendere la roba. Magari qua. Anche se mi fa strano che il medico ha... Ah, la campana! I villagers che vanno dal buon Lord Sable. Ok. Welcome, sir. You new patient? Customers love the gum if you're in need of some energy. No getting sick if you chew too much. Non gliene frega nulla a nessuno, cioè, I see what you got. Questa stanza? Posso entrare? Mi fa andare dietro? Hey, that area ain't for you. Ok. There's nothing for you back there, sir. Relax, my friend, never mind. Tanto non ho soldi, però vediamo. Cosa c'è? Tony c'è bisogno di cura del cavallo. Let's just keep things nice and friendly. Sì, infatti volevo andare lì anche, una delle cose che... Cioè, prima che mi inseguissero con le taglie e mi volessero far fuori tutti, ma... Che non... Tecnicamente ho solo premuto il tasto sbagliato, perché stavo cercando di chiamare il cavallo, mi ha sparato la gente. Va bene, allora... Era da queste parti qua, mi sembra il ponte. Era da queste parti qua. Quindi... Se ho un po' di memoria... Corretto. Puoi rapinare i negozi. Guarda, adesso non voglio far danni, adesso... Però veramente la porta di dietro del medico mi bizzarrisce. Ci sono negozi che hanno segreti, non dico questo, ma... Questa missione che ho fatto adesso non mi ha portato soldi. Cavallo, Ok, non era questa. Mi tocca andare dove c'è la ferrovia, quindi... Penso, proviamo qua. Sto andando dove mi ricordavo che c'era il ponte, ma... Ah, qui sotto, qui sotto. No, non è qui sotto. Allora, ponte... Qui sotto, qui sotto. No, non è questo. Ma come vicino all'accampamento? Ma non era verso... Non era per andare qua. Ehi, però mi segna che c'è un cadavere qua. Sì, allora c'è. Eccolo, eccolo. Fighissimo, un cadavere. Oh, che bello. Look at my works. Che capolavoro, ragazzi. È trucudante. Guarda. Facciamo il bagno. Ha smesso di sanguinare, adesso siamo arrivati noi. Abemus assassinus. Perché c'ho la corda? Cioè, è una bellissima giornata di sole. Che bella cosa, una giornata di sole. Ecco, guarda. L'aria serena. Vabbè, non gliene frega nulla d'altro. Ah, gli viene da vomitare. Che figo! Si è messo la mano davanti. E non è qua la lettera. Magari è qui, devo seguire le tracce di sangue. Cioè,
Cioè, l'ha fatto fuori qua, tipo, e poi l'ha appeso. Ah, c'è qua, me la segna. C'è il pallino. C'è, eccolo. Eccolo qua. Ispeziona nota. Ma no, ce l'ha in bocca! Cavolo. Staccata la testa, chi sa. Oh. Gira. Ah, ok. Da un indizio, ma è troppo poco. Devo trovare i suoi altri capolavori, quindi, ok. Indizio dell'assassino, perso uno. Ragazzi, questa è bella. Questa roba è bella. Peccato che non posso derubarlo. Primo pezzo, lo so. Però intanto non posso derubare il cadavere. È un vero peccato, un dramma. Allora, abbiamo Leopold Strauss. Bene, belle missioni quelle, belle missioni. Strauss, bisogna parlarti. Poi abbiamo Chiera, una visita di cortesia. E abbiamo Osea, ma qual era quella che devo fare prima? Osea, beh. Ehi, si è formato il cacciatore di taglie, ragazzi. Andiamo subito. Subito. Eh sì, però prima la taglia, l'ho anche detto, io voglio usare i soldi. È certo. Allora, ci vado con la mascherina la prossima volta. Ci vado con la mascherina, faccio questa missione, la faccio con la bandana, guarda. Ci metto l'FP2. Faccio la missione in mascherina. Scusa, sono un po' allergico. Ta-da. Vabbè. Io ti vedo che tu sei sulla nave di Blackwater. Tu sei sulla nave di Blackwater in questo momento. Secondo me sei sulla nave di Blackwater. Cioè non lo sai, ma sei in una nave di Blackwater. Guardate ragazzi, cosa non si fa per soldi. Si va dallo sceriffo. Well, look here. Maybe this is our man. You a bounty hunter, mister? Maybe. Sono anche uno che viene cacciato. I'm guessing you ain't here to pass the day, turn yourself in, or discuss the finer points of county law. Then I don't need to know much more than that. Till I got a reason to. All right. You smell that? This here's a livestock town, mister. Tracks delinquents and reprobates like flies. Now, I'm not a fellow to pass a quick judgment. Infatti, ma io stavo ascoltando, hai sentito la voce di Giotaro. So, what is it, Junior? Why don't you have a look at that post on the wall over there? He's a low-down huckster. Non era così? He's been poisoning folks with his miracle cure from here to Annenberg. Killed more than land and the rickets without even pulling a trigger. Get some kind of... The money's good. I need him alive, though. I want to make sure the women he witted get compensated before he swings. I'll see what I can do. Well, good luck to you. E ora festeggiamo così, con un pezzo dell'epoca. Lo vogliono vivo. Giunto. Ok. Vogliono vivo. È un medico. Però sono $50. Mi servono. Recupero i soldi che ho perso. Ne ho persi 45. Perlustra la gola, ironico per un medico che cura anche il mal di gola, vivere in una gola. lo so. Ma me lo ricordo anch'io, io mi ricordo il mio volo da cavallo che ho fatto nella gola, quello me lo ricordo bene. Giovedì pomeriggio vorrei un derby toscano, Siena-Fiorentina su PS5. Alex, tu cosa ne pensi del derby di Toscana? Che ti piace, no? Anche se noi vorremmo un Pisa-Livorno, ma non si può fare, non possiamo farlo, non ci sono Pisa-Livorno. Avevo preso un albero in pieno. 1, 2, 3. Ma tu non l'hai visto oggi? Come ho iniziato malissimo, eh. Io.
Cioè, quando stavo cercando di prendere... Io sono stato nel panico quando hanno chiamato per la taglia. Volevo mettere a silenzio le prove. Niente. È iniziato a cadermi come un matto dal cavallo. Ah, giusto, devo prendere la bisaccia qualcosa. Non sono messo bene qua. Ho bisogno di... carne morbida, forse no. Fagioli, fagioli. Sigarette premium. No, come fanno... come consumano? Ah, però ripristinano the die. Io devo potenziarmi un po'. Assolutamente, sto gioco non... Ma io, in effetti, sono messo veramente male. Basta con queste sigarette. Devo... pesca in scatola. Anche le pesche sono utili per la resistenza, almeno quello. Ok. Che non è un uomo molto resistente. Come ti trovi, sorelle? Bene, faccio fatica con i comandi ancora, ma sto imparando, dai. Sto reimparando. Perché io sto gioco mi ricordo che ci ho passato tante di quelle ore. Ma no, ma è... è tipo Batman, il simbolo ricercato. Non è che mi muore il cavallo qua. È tanto grande quest'area. Fa vedere che non voglio finire giù da qualche dirupo. Allora, qui non c'è nessuno qua. Però... ah, il cavallo! Ma cosa si incastra sto cavallo? Qui e qui, per me qua. Ecco. Ho visto qualcosa. È in alto. È quello lì in alto. Vai lì. Ecco, bravo. Bravo. Oh, cavallo. Ok, andato. Fatemi salvare per sicurezza. Perché qua siamo veramente in un casino. Cosa ne pensi di Sinner? È un campione. Non posso salvare. Vabbè. Non posso salvare. È un campione, Sinner. Un campione. Perché mi insegna che c'è un animale, scusatemi? Ho ucciso un animale per... mentre facevo sta cosa. Possibile che ho fatto fuori un animale qua? Ma no. Ma non c'è nessun animale qua. È un pesce! Tutto sto casino per un pesce, ragazzi. Luccio nordamericano, beh. Importantissimo, prendere un pesce. Ma Sinner era un gran campione, volevo dire, veramente. Un gran campione. In pratica ho pescato un luccio senza pescare. Trovato. Siamo arrivati da... stavo dicendo Sinner, no, siamo arrivati dal medico. Non posso neanche... You Benedict Albright? Oh, sir? Kind of look like him. And I was told he'd be up here. No, not me, sir. It's because... I want to buy some medicine. And I heard... heard good things. I'll pay. In gold. If you could help me find him. It's just... my mother's real sick. Sua madre. Oh, well, if that's the case, if it's for a sick woman, I'd be happy to help. I'm a healer, you know? A medical man. Finest medicine in the state. Hands over, mister. Put your hands up. Taking you in. Taking me in? What for? Apparently that stuff you're pushing is killing folk. Yeah, the price on your head. I don't know. It ain't my business. Come on, partner. That's crap. I'm a healer. I got an aura. I speak to spirits. Parla con gli spiriti. I'm a scientist.
Folks get real angry for no good reason. This c'è Laura, eh. Keep your hands up, buddy. They only want you for questioning. I have to insist that this is a mistake. Don't be a fool. Hold on. I'm slipping. Shit. Mi servi su, non mi servi giù. Oh, you saved me. Sì. Now come on, buddy, let's make this easy. What, you taking me in? It's just for question. Oh, you saved my life. Ain't we had enough drama? I'd be better off. No, ma saltare. They expressly told me not to kill you. Oh, this is about you. Don't jump. Or what? You can't shoot me, no. Please. I'll take my chance. Come here. Bye, friend. Ma porco cane. Really do not like you. Ovviamente mi serve. Mi serve il laso. Come il paso. Help me. È proprio un idiota. È un idiota che ci serve vivo. I got across. Oh, yeah. Yeah. Swim to the edge. Grab on to something. È ancora qua. All right. Look out, the rapids. Hold your breath. Yeah. Come faccio a salvarlo? Oraccio. È stata veramente una pessima idea, buttarsi giù. Un po' più su, magari. Perché le due? Sono un cretino? L'ho liberato? Sì. Ma porco cane! Mi è scappato... Ma vaffanbrodo! Ma porco cane! Non ci voglio credere. L'avevo preso e a un certo punto me l'ha spezzato. Ho premuto il tasto che mi ha detto. Cioè lo sto facendo, premi R2 mentre sei fermo a cavallo. È sbagliato il tasto. Ora devo premere il cerchio, no? Ok, perfetto. È pure dato una sberla. Prima. Vediamo se è roba utile. Avevo un po' di soldi. La fede d'oro. Mettiamo sul cavallo. E ora. Guardate che profondo è come un passeggero legato in bocca. Quindi non bisogna andarci. Non toccare l'acqua, dice. Almeno che non sia proprio basso come questo. Sarà una lunga risalita, però abbiamo preso il nostro ricercato. I think I must be suffering from exposure. Suffer a little longer. Un cerchio li metti a tacere per un po'. È lunga, eh. Non sembra.
must warn you, my temperature is subnormal. I have medicine in my pocket. Pass it to me, please. Ok, ora come faccio a consegnarglielo? O proprio prenderglielo io, immagino. Sir, this isn't necessary. I'm a medical man, a healer. It's all just a big mistake. Oh, I don't feel very well. Ecco, Valle è contento. Shut up. More next. Oh, my lord. I wasn't expecting you back so soon. Invece. Mrs. Calthorpe was just leaving. Sure. Where you want? Just sell in the back. Oui. Perfetto. E signora Albright. There's been some terrible mistake. I never did it. Any of it. I thought I told you to shut up, partner. No, but I told you. But nothing. Shut up. And, good luck. It's been real fun. You ain't much of a man. You ask folks for forgiveness, you remember this, partner. I've already forgotten. I'm sure. How much was you offering? $50. Here. Beh. Thank you. Buona collaborazione, eh. Madam. Soldi. Remember what I told you. Mr. Albright. Ma mi ha dato onore? Penso di sì, perché è considerato vivo. Vabbè, comunque. Abbiamo fatta bene stavolta, a parte quell'errore che il gioco ti dice premi cerchio o premuto cerchio, è successo fin di mondo. Oh, bene, adesso andiamo direttamente al... Direttamente no, ci voglio andare a cavallo, niente, più bello. Andiamo all'accampamento. Andiamo all'accampamento, vediamo di fare una missione all'accampamento. Non è neanche lontano, quindi... Abbiamo i nostri soldi finalmente, però ecco, io li vorrei investire ad esempio in roba utile come appunto potenziare il cavallo, ma vabbè, dettagli ragazzi, dettagli, adesso non abbiamo ancora a disposizione la scuderia. Parte del gioco dove si fa pratica con i comandi e si fanno belle missioni introduttive. Tutto ciò ci sta. Capisco che Red Dead praticamente per molti giocatori è stato questo il fulcro, questa parte qua, perché appunto impari a giocare, impari le cose, fai anche un po' fatica all'inizio perché hai delle statistiche di Arthur veramente veramente basse, veramente basse. Lo farò vedere, ma giocatore. Eccolo qua, Arthur. Peso nella media, temperatura nella media, onore. Insomma, non proprio alto. E qui abbiamo le cose che si possono aumentare. Resistenza. Livello 5, non è neanche male. Ovviamente Arthur è meglio se mangia qualcosa di un po' più decente, visto che comunque è mingherlino, anche se adesso è nella media. Ogni tanto deve mangiare anche lui. Perciò mangiamo fagioli rossi in scatola, siamo pieni di roba. Sì, ma non è che sto mangiando troppo adesso, diciamo è giusto giusto, dai. Questi sono i tacchini, vero? L'ho già studiati, no? Ma qui allora posso prendere l'arco. Ma il coltello no! Il coltello è proprio spartano. Studia. Voglio studiare sta bestia. Tiratore in volo. Scuoia. Prendiamo la nostra freccia.
È crudo, il gioco, è crudo su ste cose, è estremamente crudo, però. Però ripeto, ne vale la pena. Tanto stiamo andando all'accampamento, però solo portiamo a Mr. Pearson. Ok, boy. Yeah. Anche oggi la caccia è stata fatta, ma certo, se me lo trovo proprio davanti, non gli dico di no. E ho fatto anche bene, quella missione. L'unica cosa è che mi ha detto il tasto sbagliato, mi ha detto premi cerchio in un momento, io l'ho premuto e mi ha liberato il ricercato, quindi mi scoccia quando sbaglia queste cose, il gioco. Mi ha detto L2, ma L2 non c'entrava proprio nulla, L2. Era R2, non so perché mi ha dato il tasto sbagliato. No, Osea no. Osea no. Devo subito andare da Pearson. Ahi sta Pearson. Che se ne frega delle Filippine, dice. C'è il cavallone nero. What? Dove il cavallone nero? We could really use some more meat, Mr. Morgan. Ma ha ridotto il luccio. Well done, Mr. Carcassa e tacchino buona. Vabbè, ho sparato con la cosa. Dimentiche Filippine, beh, grandi Filippine. Ma io non vedo cavalli qua, non penso di vedere cavalli. Allora, perché sono diventate 4 le missioni? Erano 3 poco fa, erano 3. Sono diventate 4. Ah, perché una non è qua, capito? Ah, Leopoldo. Abbiamo Chiera. Fa ridere che Chiera ci dà una missione, ma... E l'altra è RS, che è... Reverendo Swanson. È vero, questa ce l'abbiamo dall'inizio del gioco. È una di quelle introduttive, quindi... Vabbè. Chi è senza peccato? Che dite? Andiamo a prendere il reverendo? Sono tutte utili, no? O andiamo da Leopold Strauss? Alex? Allora andiamo al reverendo, dai. Tanto era una delle prime che ti sblocca. Non sono mancabili queste. Devo solo stare attento se al campo si sblocca qualche missione missabile, che io non voglio perdere nulla. Ah beh, una cosa che però voglio fare è far dormire Arthur. Metterlo a riposo. Perché veramente... è passato troppo tempo, è finito. Donazioni. Allora, visto che non posso vendere la roba, contribuisco alla causa. Mi tolgo un attimo la webcam così potete vedere cosa abbiamo qua. Allora, dai un oggetto. Però non mi segna lo stesso il valore delle mie donazioni, eh. Ah sì, me l'ha segnato. Più onore? Mi dà l'onore per fare le donazioni? Pazzesco. Io ti stavo pure credendo, diciamo, ma cosa stai dicendo? There she is. Evening, Arthur. Ma in realtà stavo parlando con con il suo You know, I'm sure Grimshaw could use an extra pair of hands around here. Well, I'm nobody's servant girl, Mr. Morgan. Well, we all need to do our share. Sorry. Ah, qui c'è il mio campamento. Oh, chi è? Dutch. Ma come ancora Dutch? Ma si è duplicato Dutch. Non era di là. Fallo mangiare. Sì, lo faccio mangiare. Le galline, devo studiarle io. Gallina livornese, beh. Tifa Livorno. La gallina di Livorno. Forza Livorno, dice. Incredibile. Cambiati i vestiti, ma a proposito. Quanti vestiti ho io? Beh, siamo in una temperatura calda. Carica sul cavallo. Pistolero invernale figo però. Però non ha senso adesso. Sono tutte belle.
Non hai abiti adatti al clima freddo. Non vado da dove c'è il clima freddo, infatti. Fino al mattino. 11 ore di sonno, quest'uomo. 11 ore di sonno. Magari recupera bene il Dead Eye. Vediamo se c'è il ciclo notte-giorno. Ok, tramonto. No, chiude gli occhi. Basta. E si sveglia. Ok. Rasati, come si è messi. Diciamo che una donna è meglio. È bello, infatti. Impomati i capelli. I capelli impomatati è una cosa importante. Vabbè, ma due va bene, dai. Non è che devo rasargli completamente la barba. Due ci sta. Specialmente in un'epoca dove erano tutti barbuti. Devo evitare Osea. Devo evitare Osea. Devo evitare Osea. Let's go, boy. Let's go, boy. Ma gli ho detto il reverendo. Ma devo evitare anche il campo, però, eh. Cassetta dei fondi, vabbè. Ah, che ci vai? Dimmi, dimmi. C'è qualcosa di interessante? C'è un... Eh sì. Una prova di fede. Sì, sì. E se la ricordavi, cavolo, ma che memoria che hai? Una nebbia bianca. Una prova di fede, ecco qua. Ci sono due cose per me. Did the university send you? Oh, ma no, ma so chi è questa. Sì, 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 sì. Collezionismo. What are you doing? Are you quite certain you're not a spy? A spy? Those wretches will do anything to destroy me. My theories are correct, and I can prove it. What theories? Mai finita sta quest. I'm a leading amateur paleontologist in the nation, and not one university will hire me because, unlike them, I actually have ideas. You're a what? I study dinosaurs. You know, big lizards. Are they real? Of course they're real, you nincompoop. And everywhere. Everywhere? This state was once a vast, shallow sea that had the most incredible animal that could walk, swim, and fly. Quite unique. I call it Totalosaurus. Just for now. I'm trying to gather all the evidence. Miss Deborah McGinnis. Arthur. Good to meet you. Could you give me a hand here, please? Of course. Yeah. Totalosaurus, vabbè. If you find any of these bones, il famosissimo Totalosaurus. Send them to my homestead at Furwood Rise. Beh, in effetti sono ossa un po' grosse, bisogna ammettere. Mail me the locations. I'll reward you handsomely for your efforts. Vabbè, i soldi ci devo. And we'll be proving a lot of stuck-up buffoons. Very. Quante saranno ste ossa? 60, 80? Is the very best thing about science. Good day to you, sir. È un po' come quella quest di GTA del tipo degli alieni che ti dice: mi raccomando, se le trovi in giro. Bello che dice che ne ho zero, in realtà. Eh sì. Ah, ma la ricompensa me la dà solo se la finisco sta missione. Hai capito la furbetta? Ma come si fa a chiamare il cavallo dalla distanza? Alex, tu che sai tutto, tu che sei? Non c'è un tipo, un fischietto, un qualcosa per chiamare il cavallo? Adesso ce l'ho qua, ma se dovessi chiamarlo da una distanza? Ah, apprezzato, eh. Devo fare amicizia con i cavalli.
Ok, andiamo dal reverendo. Queste sono missioni di trama. Che poi veramente non è invecchiato di un solo giorno, non c'è nulla di invecchiato in questo gioco, lo voglio dire. Ho visto un fiore. Non me lo fa prendere? No, è un chiatto, è un cactus, quindi. È un cactus amaro, ok. Ok, then. Hey, partner! Get the hell away from me! Ma dai, non ti facevo niente! Però in effetti non c'è nessuno qua. Your face looks familiar. Ah, ma ha cacciato questo! Ah, maybe I was mistaken. Don't mind me. Va bene, ho capito, mi sto già puntando il fucile. Dai che siamo in missione, dai. Sento sparare. Cosa è successo a sto poveraccio? Che è successo a sto poveraccio? I got bit. Oh god. Oh boia. I need medicine or a siphon. Drink this. Medicine? Oh, thank you, Jesus. Avevo una medicina per il veleno. You saved my life. I owe you. Bene, ricordati. I do. Ricordati. Meglio che se lo ricordo. Ma se ne va da solo o lo devo accompagnare io? Cavolo, ma te l'ho dato la medicina, ma Cornwall! Questo qui è uno dei portatori di Cornwall. Siamo arrivati alla stazione. Sempre belli sti posti. Swanson, you in here? Reverend! Good morning. Come on. What's the hold up? Lay your damn hand. Not yet. Bello. Non se ne accorge nessuno qua. Abbiamo preso. Non se ne è accorto nessuno. Hey. Sconosciuto. Ah, sta giocando il prete. Mr. Morgan. I took your advice, sir. I took your advice. Then your god has finally deserted you. What you talking about? I took your advice, sir. I have removed myself from Morpheus's embrace. No more shall I sink, sir. I am free. I am free. You don't seem free, friend. You seem drunk. Sit down, Reverend. We ain't finished. You ain't finished. Look at him. He's finished. None of us force liquor down his throat. Friend, I just want him to play. Now, firstly, we ain't friends. Don't make no mistake on that subject. Now, secondly, he can't hardly see, let alone reason. Now, reasoning ain't never been one of my strong points neither, but seeing I do just fine. You want to step outside or do a business here? I just want him to finish the game! Why can't we all just get along? These are good men, Arthur. They're children of God. They are children of God. Oh. How's about you playing this place? Oh, that seems fair. Fair? Sure. You want a game? Sì? Perché no? Sure. I'll play a few hands. E perché no? Well, sit yourself down then. Bisogna pure imparare. I'm Luther. This is Marvin.
per i dettagli del poker. Allora, è un po' una grana, ma non è così complicato. Fortunate for you both for being gentlemen about this. Same goes for you. So, now you two know each other anyway. Don't seem like they like this. Potrebbero essere buone, come potrebbero non essere buone. We go a long way back. And now you're his chaperone. Puntata al minimo. Something like that. Can we play? He can't be no real clergyman. He committed about 5 cardinal sins just in that chair you're sitting in. Think he used to be. He's drifted a little in recent years. Life is a challenge to all of us. Eh? Ah, sono carte comuni. If he could stand up. On the 4th day, he turned water into whiskey, and I don't remember much after that. I know, it ain't too exciting. Ma appunto così tanto per una coppia. He's going through a bad time. Disrespect him again, and you'll find yourself in a bad time too. All right, all right. Just trying to have a little fun. Non è buona per noi questa carta. It's a game after all, mister. Non è per niente buona. No. Check. Com'era? Sì, doppia coppia, ragazzi, doppia coppia. Cosa ne pensate? La vinciamo? I'm a play slow. So here. Doppia coppia di regine 10, coppia di 8. Not looking good. Abbiamo vinto! Abbiamo vinto, ragazzi. Okay. Direi che è buona. Vabbè. Sì, ma io voglio ritirarmi. Come faccio? Non voglio più giocare. Vabbè, ma era scrittata, mi sa, la prima. C'era pure il tutorial. Friend, it's been a real education. Come on, Rip. Where is? Where'd he go? Who? The Reverend. Where? Excuse me. Era bello vincere, Alex. Anche se era scriptata. Reverend Swanson. Where'd you go? Adesso devo andare in giro a cercare il reverendo un'altra volta. Excuse me, I'm sorry. You see a drunken idiot? Prete idiota e ubriaco. Sure, we saw him. Hanno usato ed evitato. And avoided him. C'hanno ragione anche loro. He went that way, I think. Hey! Mi sa che mi conviene prendere il mio cavallo. Se devo andare in giro a cercare un prete ubriaco. Ma quanto è grande l'area della missione? Non poco, eh. Beh, sto prete non è proprio la cosa più sveglia del mondo, però. Plutone se la fa con una banda di criminali. Stava menando qualcuno. Il prete mena qualcuno! Sì. Oh, boia, l'hanno preso! Non osare! Ma va giù! Non si tocca il prete. È di nuovo questo cappello. Volevi, eh. Volevi. Non sono bravi a schivare questi, cioè. Sembra la versione depotenziata del barbiere. Non l'ho ammazzato, no! Ma non è vero che l'ho ammazzato, ragazzi. Hey you, get back here. Ah!
Prima testimone. Dai, porco cane! Questo cavolo è testimone, non voglio mica ammazzarlo. I said stop! Ok. Please, don't hurt me. Tell anyone what you saw back there? You're a dead man. You understand me? Yep. I won't tell a soul. I promise. Good. Get the hell out of here. Now, promised you. Oh. Direi che mi posso fidare. Reverend, get off the damn tracks! Ma cosa ci fa sui binari, reverendo? È un disastro, sto reverendo. Ah, oh, povero Arthur senza cappello, con un reverendo che si è messo sui binari. Scommetto che ora passa pure il treno. A friend, it's just a simple mistake. You can still be saved. La possiamo fare, signor reverendo. Ma no, passa veramente il treno. Che rischio, ragazzi. Dobbiamo morire così. Questo è il santissimo reverendo Swartz. What the hell is wrong with you? What the hell is wrong with you? Throwing me off a bridge like that? There was a goddamn train, you crazy bastard! Have I been bad again, Mr. Morgan? Sì. I'm sorry. È stata bellissima. I wish I was different. Let's get you home. Home? Yeah, that's a wonderful idea. I could have tea with Margaret. Margaret? Who's Margaret? But... Oh boy, hai veramente messo male. Poi chi è Margaret? Povero uomo. Ah, qui ci vuole un po' di gloria per questo prete. Ricordiamo che non abbiamo preso un ricercato, ma è il nostro prete che fa follie. Non dovrebbe passare il treno perché è già passato. Aspetta, meglio essere prudenti. Ce la siamo cavata, eh? Hey, sorry back there. Siamo quasi arrivati? Penso di sì. Accampamento vicino. What are you mumbling about now? E questo qui è una delle missioni introduttive, infatti funziona bene. Lega il cavallo. Ecco qua. Con molta calma, Arthur, con molta calma. Tutto il giro per le gambe. E ora prendiamo le... Ah, il cavallo è contento se lo leghi, beh. Contento lui. È contento che gli ho tolto il reverendo, beh. Nel suo letto, beh. Oh, musichetta lirica. Well, I was wondering when he'd show up. Show up. Ah, il Delibe, ecco come si chiama.
better sleep your way to salvation, my friend. What happened? Just usual. Poor bastard. Exactly. Well, thank you, Mr. Morgan. I'll keep an eye on him. He was lucky this time. Real lucky. È stato molto fortunato. Ma non posso cambiare. Cavolo, solo bronzo. Con tutto quello che ho fatto. Vinci due mani a poker. Adesso pretendi troppo. Il porta capito entro due minuti più. E abbiamo fatto anche questa, ragazzi. Anche questa è andata. Adesso cosa abbiamo? Come quattro missioni? Queste qua aumentano invece di diminuire. Abbiamo queste tre. E poi? Ma cos'è questa? Aviare Squella? Ah, giusto, i primi saranno gli ultimi. Per salvare Sean, ma quello lo facciamo, ce ne occupiamo dopo aver fatto le nostre e le nostre parti. Allora, adesso è molto semplice. Abbiamo una missione di Leopold Strauss, che potete dare la priorità. La missione di Chiera. Missione di Osea. Ma prima c'è il cibo. C'è il calderone di cibo. È gratis. Cioè, ne vale la pena. Probably just needs to sleep it off. Well, he looks like he's been up for days. Probably. Vorrei prendere dal calderone, ma è improbabile. Stufato. Abigail che cerca Jack. Oh, ma... E Arthur non gliene frega un tubo, tanto. La madre che perde il figlio. Giro. Recuperiamo bene le forze, ragazzi. Arthur se l'è meritato, se l'è guadagnato. Mercy, come on. Andiamo a fare un'altra donazione. Eccolo il piccolino. Hey there, Jack. Mr. Morgan. Mr. Morgan. I'm bored. Ma guarda l'albero. Go find some mischief to get up to. La madre è irritantissima, ma sia il padre che il figlio sono fantastici invece. Come carattere. Ciao. Doniamo ancora qualcosa, cosa abbiamo? No, fede d'oro. Fibbia d'argento con borsetto, tanto vale niente. Cioè. Queste valgono tanto. Ma dai, diamo una fede d'oro, dai. No, stavolta non mi ha dato il bonus. No, sono contento così. Ah, dallo zio. Okay? Si riposa. Ah, there. Ah, lambello. Tired. Very serious. Well, some movement might wake you up. Yep. Ah, beh, è stato divertente. Chi è questo che dorme così? Reverendo, già. Get up. What is it? Ah, don't worry, it can wait. Aspetta. Va bene, salviamo, dai. Abbiamo fatto dei progressi oggi. Non sarà una diretta lunghissima, però abbiamo fatto tante belle cose. Veramente tanto belle. Abbiamo praticamente fatto missioni a Valentine, abbiamo fatto la prima taglia del gioco ed è appagante tutto ciò che si può fare. È veramente, veramente appagante. Sto gioco merita tantissimo.